Notizie dal mondo della DC Warner. Beh, sì, perché la DC Warner è sempre. Succedono sempre cose particolari. Invece la Marvel va sempre tutto bene. Ebbene sì, perché la DC Warner in questo periodo non sa più che fulmini prendere, perché l'attore che interpreta Flash, ovvero Ezra Miller, che lo interpreta sia nel film Justice League sia nel film The Flash, che uscirà a giugno del 2023. Ebbene, proprio lui, Ezra Miller, è da diversi mesi protagonista di diverse controversie legali, diverse denunce, molestie, addirittura anche a dei minori. E quindi la Warner non sa più che cappero fare, non sa più che fulmini prendere, perché se volesse, come dire, cambiare tutte le scene del film Flash dove c'è Ezra Miller, gli verrebbe a fare un botto. Quindi vorrebbe far uscire il film l'anno prossimo e poi licenziarlo definitivamente. Anche perché Ezra Miller con la Warner non solo interpreta Flash nello Snyderverse, ma anche c'è anche un personaggio nel cast di Animali Fantastici, nella saga di Animali Fantastici. E quindi questo, diciamo che Ezra Miller è talmente folle che secondo me più che interpretare Flash doveva interpretare l'anti-Flash, cioè la versione cattiva di Flash che esiste, che è proprio la nemesi di Flash. Addirittura in uno degli ultimi post, siccome era ricercato dall'autorità, Ezra Miller ha scritto: "Mi trovo in un altro universo", facendo riferimento ai poteri di Flash che può viaggiare nel tempo, ma anche nelle realtà alternative. Cioè un folle proprio. Diciamo che ecco che fino a giugno dell'anno prossimo, fino a che non esce il film, ci avremo ancora un anno pieno di casi, di ripercussioni legali, quindi la storia ovviamente non finisce qui. Una cosa simile è successa anche alla Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp, il cui processo si è concluso pochi giorni fa. Ecco, anche lei interpreta la moglie di Aquaman, sempre nel DC Warner, e anche qui, alla fine dell'anno, alla fine del 2022, dovrebbe uscire il film Aquaman 2, anche quello già stato girato. Però, siccome le scene di Amber Heard, sono poche, diciamo, non ne sono troppe, potrebbe essere sostituita da un'altra attrice. Anche perché nel caso di Amber Heard, là c'è stata proprio un'insurrezione di fan che hanno fatto una petizione già da tanto tempo per farla cacciare per sempre. Lì proprio veramente un plebiscito. E mi sorprendo che non abbiano fatto ancora una cosa del genere per Ezra Miller, sinceramente. Comunque, staremo a vedere. Questo Ezra Miller che sta diventando anche lui molto protagonista nella realtà, ma non nei film. Stessa cosa per Amber Heard. Quando la realtà supera la fantasia.